Un saluto a tutti, siamo qui con Davide Buccioni che è l'organizzatore dell'evento, del maxi evento del 25 giugno al Centrale del Tennis, dove Daniele Petrucci affronterà Leonard Bundu per il titolo europeo dei pesi welter. Davide, questo è un punto di arrivo dopo una carriera piena di soddisfazioni e in continua salita, ma anche piena di fatica e di stress? Ma è un punto di arrivo di 10 anni di lavoro, però penso, spero che sia anche un punto di inizio verso altri traguardi sempre più importanti, quello sicuramente. Sì, sinceramente organizzare questo match, questo evento a Roma mi dà veramente una carica in più e mi ripaga di 10 anni di grandi sacrifici, perché sappiamo tutti più o meno chi fa questo lavoro di organizzatore in Italia, organizzatore di eventi di pugilato, è un bel kamikaze, come si suol dire. Un lavoro stressante, quantomeno stressante. Stressante perché già è stressante organizzare il pugilato è uno contro uno, problemi organizzativi, problemi di infortuni dei pugili che sono molto frequenti, quindi il rischio di non disputare l'evento, di non disputare il match è veramente alto, e come si ben sa, insomma, finché i pugili non salgono sul ring io non sto tranquillo. C'è sempre la paura che succeda qualcosa. Fino all'ultimo momento non bisogna mai stare, bisogna stare sempre con gli occhi aperti. A livello organizzativo abbiamo visto Roma tappezzata di manifesti da tutte le parti, si nota lo sforzo enorme che c'è stato per organizzare un evento all'altezza della situazione. Erano anni che si aspettava un incontro tra Bundu e Petrucci, erano ancora più anni che si aspettava un europeo tra due italiani, quindi un italiano avrà il titolo europeo. Un italiano avrà sicuramente il titolo europeo a questo punto. E la cosa più emozionante, la cosa simpatica, sono andato a vedere circa 90 anni fa, ci fu un titolo europeo a Roma tra due italiani, ovvero Bosisio e Leone Iacovacci. E Leone Iacovacci era nero, la madre era congolese, quindi c'è un riferimento a 90 anni or sono di questo match, quindi sembra che la cosa non sia capitata così, tanto per. Cosa ti aspetti da Daniele? Insomma, hai visto la preparazione, è un ragazzo serio, Maggio è un insegnante molto severo e molto puntiglioso. Siamo pronti per un confronto di questa portata contro un mancino da leve corte molto aggressivo? Ma Daniele Petrucci ha, diciamo, Leonard Bundu ha un'esperienza in più a livello dilettantistico. A mio parere Daniele Petrucci rispetto a Bundu ha affrontato avversari più validi rispetto alla carriera professionistica di Bundu. È un match veramente al 50%, da 1x2, da tripla, tutte e due partono con le stesse percentualità di vittoria. Basti pensare che negli ultimi giorni ho ricevuto telefonate da agenzie di scommesse legalizzate e che vorrebbero quotare questo match, ma nessuno delle agenzie sa come quotarlo, nessuno sa chi vince, chi pareggia, chi perde, perché è veramente un match dove il risultato è una tripla calcistica, ovvero 1x2, non si sa. Senti, so che hai curato anche molto il sottoclù per offrire un evento interamente all'altezza della situazione. Già il match clou da solo basterebbe, perché è quello che gli italiani, uno tra quelli che gli italiani attendevano di più. Cosa mi dici del sottoclou? Basti pensare che ci sono 6 match di sottoclou, quindi Las Vegas il 25 giugno ce l'abbiamo anche noi, insomma un evento pugilistico che parte dalle ore, pensate, dalle ore 17 con i dilettanti dalla Lazio e Campania, per poi passare ai 6 incontri tra i professionisti e poi il titolo, ovvero come 7° match conclusivo della serata. Per quanto riguarda i pugili del sottoclou, tengo a sottolineare che c'è un Ernesti contro Martin Owono, che è un pugile africano residente a Parigi, ottimo fighter, quindi una gran prova sulle 8 riprese per Manuel Ernesti, che penso che sia il suo ultimo match prima di un titolo appunto per il pugile di Ostia. Owono, che tra l'altro si è scontrato anche con Di Fiore sulle 8 riprese ed è andato ai punti. È andato ai punti, ha perso di strettissima misura e mi hanno detto che è un gran fighter e bisogna stare attenti perché è un picchiatore vero. I Bucheri, che mi dici? C'è un derby tutto romano, non solo italiano ma tutto romano. Bucheri Morussi, Bucheri dai pesi supermedi, ai medio massimi, sceso dai supermedi e per questo match è sceso tra i pesi medi.
quindi un Buccheri in grande forma affronta Daniele Moruzzi, pugile di Fiumicino, imbattuto in 6 match, ripeto, come ripeto il Buccheri ha 10 match, 8 vittorie, una sconfitta ed un pareggio, quindi questo penso che sia uno scontro tutto italiano che la gente o gli spettatori appassionati e non hanno veramente la voglia di vedere. Può un incontro di questo tipo e di questa caratura risollevare e risvegliare un attimino l'ambiente che in questo momento anche a causa della crisi è un po' dormiente? Ma l'ambiente Roma è un pochino il punto più scintillante, il punto più bello di un'Italia pugilistica un po' ferma. Basti pensare che nel 2004 erano iscritte presso la Federazione Pugilistica 44 società tra Roma e Lazio, siamo a 118 società. Nel 2011 società iscritta alla Federazione Pugilistica, quindi questo sta a dimostrare che c'è stato un 3 volte tanto, si sono triplicate le società dilettantistiche che tu veramente io vedo ogni settimana eventi, riunioni di pugilato di ogni tipo, di ogni livello, quindi sta a dimostrare che Roma e Lazio è un periodo rose, è un momento clou, in questo momento c'è veramente tanta box e tanto pugilato. Stiamo cercando di portare al centrale del tennis non solo gli appassionati, non solo gli addetti al lavoro, ma ai lavori, ma anche i curiosi, coloro che vorrebbero andare a vedere il pugilato ma non sono mai andati vicino al ring, non hanno mai toccato con mano col ring, non hanno mai visto un incontro di pugilato dal vivo, e questo è il target di persone che vorrei tanto che il 25 di giugno fosse al centrale del tennis. Ci sono pugili dilettanti che stai tenendo d'occhio per eventuali futuri innesti nel professionismo oppure no in questo momento? Adesso ne sono passati 2, Alessandro Vitturini e Mirko Ricci erano insomma 2 dilettanti che già vedevo da un tempo perché hanno le doti e le qualità per passare professionista. Ce ne sono un altro paio, adesso vediamo con calma, il mio pensiero adesso è il 25 giugno che per tutti coloro che non hanno mai visto il pugilato è la migliore occasione per assistere a un incontro di boxe dal vivo. Benissimo, un'ultima domanda, ovviamente magari a te la posso fare, a loro, a Daniele e Carlo non l'ho potuta fare. Dovesse Daniele vincere questo incontro, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Una difesa qua in Italia o subito fare un salto oltre la siepe, andare subito verso qualcosa di... Faccio salti per ora fino al 25 un po' perché sono scaramantico, però senza far nomi, senza dire niente, ci sono stati già dei contatti in caso di vittoria, dei contatti molto importanti oltre oceano, quello sicuramente. Un messaggio a questo punto al pubblico prima di un saluto. Il messaggio è quello di venire il 25 di giugno al centrale del tennis per assistere veramente ad un grande match di pugilato. Ok, grazie mille Davide, in bocca al lupo.